Lo Sport, in collaborazione con... Perché visitare la nuova grande esposizione di Pegaso? Per il vasto assortimento di mobili d'arte, per gli arredamenti in pino massiccio su misura, per i bellissimi mobili in arte povera e soprattutto per non perdere le incredibili offerte. Complimenti a Iesi per la vittoria, una partita molto dura, molto equilibrata, che non ha una partita che secondo me non ha avuto un vero padrone, nel senso che secondo me si è alternata la capacità delle due squadre di porre il proprio gioco. Noi volevamo fare questo tipo di partita perché Iesi sappiamo che soprattutto su questo campo può esprimere un potenziale offensivo molto molto importante, una squadra che nelle partite vinte segna 85 punti di media. Noi oggi siamo riusciti a giocare una partita di 65 punti, che è quello che vogliamo fare. Siamo stati secondo me anche bravi e lucidi nei momenti finali, poco fortunati sul tiro di Tomassini, forse c'è stato un po' di fretta su quella chiamata di 5 secondi sulla rimessa laterale, dove noi volevamo mettere la palla a Marshall o Blizzard, che sono i nostri migliori tiratori di tiri liberi. Diciamo che veniamo via con la consapevolezza di poter continuare a fare qualche bella partita anche in trasferta, che per noi è importante non accontentarci di quanto fatto fino adesso, che è già un grande risultato. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Risparmia sulle spese di riscaldamento senza trovarti in mano un pugno di sabbia. Da Punto Fuoco trovi 50 stufe e caldaie a pellet Montegrappa in esposizione da €950 più IVA. Installazione e assistenza. Tasso zero sino a €5.000. La pressione aumenta temporaneamente da ovest, associata a correnti settentrionali sul nord-ovest. Per domani, giornata in prevalenza soleggiata sul Piemonte. Temperature stabili nei bassi strati. Punto Fuoco vi invita tutti i mercoledì dalle 18 alle 19 a un corso gratuito per la manutenzione, la pulizia e la programmazione delle stufe a pellet. Per partecipare prenotatevi allo 0131 89 44 03. Sabato 31 gennaio tornano le Arance della Salute, il tradizionale appuntamento che apre il programma annuale di informazione e raccolta fondi dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. I volontari distribuiscono in 1750 piazze le Arance della Salute per ribadire l'importanza dei corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori. In cambio di una donazione di 9 euro riceveremo una reticella di arance e la guida 50 anni di ricerca a tavola con gustose e sane ricette e utili consigli degli esperti per la prevenzione del cancro. Sabato quindi portiamo sulle nostre tavole le Arance della Salute di AERC per dire contro il cancro io ci sono. Per trovare le Arance della Salute www.aerc.it.